Quali sono le differenze che intercorrono tra questi esseri e gli uomini dotati di Io? I primi differiscono molto dalle persone in tutto ciò che riguarda l'elemento spirituale. In particolare, per taluni aspetti relativi alla memoria, essi sono in grado di memorizzare solo le parole, ma hanno difficoltà a ricordare le frasi. I misteri della vita, continua Steiner, non sono di semplice interpretazione. Quando un tale essere oltrepassa la soglia della morte, ritorna alla natura da dove proviene. Il cadavere si corrompe, ma non ha luogo un regolare dissolvimento del corpo eterico, e tale essere naturale ritorna alla natura. Ma come vivono? Come pensano questi esseri? Steiner ci dice che la loro attività interiore è in un certo modo automatica, essendo a disposizione l'organismo umano nella sua totalità. In determinate circostanze può anche emergere una pseudo-moralità suscitata dagli automatismi del cervello. Ora, come mai queste rivelazioni ci colpiscono tanto? Eppure ci comunicano qualcosa che viene dato per scontato dalla maggior parte dell'umanità? Per la Chiesa, ad esempio, noi siamo costituiti di corpo e anima, dunque non abbiamo un io spirituale. Per il materialista non abbiamo nessuna continuazione dopo la morte, né tanto meno karmica. Solo buio, nulla, assenza di esistenza. Per la stragrande maggioranza delle persone che incontriamo ogni giorno al lavoro, in discoteca, alle feste tra amici, magari in famiglia, gli uomini locusta sono proprio la norma. Cos'è questo io? Come lo riconosciamo? Qual è la differenza? Forse, riflettendo su queste domande, possiamo cogliere l'essenza delle comunicazioni di Steiner sugli uomini senza io. Iniziamo con il chiederci davvero quanta parte della nostra vita, delle nostre azioni e dei nostri pensieri è riconducibile a un io e quanta parte all'anima. Faremo delle scoperte piuttosto inquietanti. Dalla mattina alla sera, di regola, gioiamo e soffriamo in un continuo movimento pendolare dell'anima. Siamo spinti nei nostri giudizi, nelle nostre parole e nelle nostre azioni, da simpatia e antipatia, da desiderio e repulsione. Gli istinti determinano la quasi totalità dei nostri gesti. Siamo al 99% manovrati dall'anima. Perché allora ci stupiamo di sapere che esistono persone che sembrano come noi, ma che sono mancanti di quell'individualità che noi diamo per scontata, ma che di fatto usiamo così poco? Poi, chiediamoci come certi esseri possono commettere i delitti più efferati, violentare e sacrificare bambini, uccidere figli o genitori, senza avere un minimo senso di orrore o di esitazione? Interroghiamoci sul sentimento di sgomento, di smarrimento, che emerge nelle zone più profonde del nostro essere quando ci troviamo di fronte al male, alla crudeltà estrema. Raffiguriamoci poi animicamente l'ostinato ateismo di chi nega a priori ogni possibile realtà spirituale che permei il nostro mondo visibile, anche di fronte alle conferme più eclatanti. Ecco, se approfondiremo queste immaginazioni, si presenterà davanti al nostro animo una controimmagine di ciò che chiamiamo io, e che in realtà è di fatto sperimentabile solo nell'attività interiore profonda. Alcuni studiosi di ipotetici rapimenti alieni sostengono che il quarto livello di abduction è il più profondo e ci parlano dell'anima che sarebbe posseduta solo da alcuni esseri umani e sarebbe molto ambita dagli alieni che invece ne sarebbero sprovvisti. Essi tenderebbero infatti con tutte le loro forze di rubarci l'anima senza aver successo. Riporto qui di seguito un dialogo tra l'ipnotizzatore e l'addotto sotto ipnosi. Addotto: sono una luce della luce, però non si vede. Sono una matrice di punti di luce. L'ipnotizzatore: l'uomo ha l'anima? Addotto: no, siamo noi l'anima. L'ipnotizzatore: tutti gli uomini hanno l'anima? Addotto: no, solo alcuni, gli altri sono gusci vuoti. Detto ciò, dovremo sapere che tra gli scritti gnostici vi è il Vangelo delle tre nature, è uno dei più curiosi vista la suddivisione che fa dell'umanità, divisa per l'appunto in tre nature,
pneuma, spirito, sensibili per l'appunto allo spirito, psichici, da psiche, cioè anima, uomini di fede bisognosi di aiuto, e ilici, da il, cioè materia, senza sensibilità, legati per l'appunto alla materia, che probabilmente sono i nostri gusci vuoti pesati dagli addotti. Alcuni studiosi, infatti, da queste parole hanno compreso che solo alcuni uomini possiedono l'anima e si chiedono cosa distingue un uomo dotato di anima da un guscio vuoto, così come lo definisce l'adotto. George Gurdjieff, per trarre il meglio dall'uomo, scrisse: «Tu non sei altro che il corpo, e quando il corpo muore, tu muori. Solo una volta, ogni tanto, qualcuno riesce a sopravvivere. Colui che ha creato l'anima nella sua vita sopravvive alla morte, ma non tutti. Un Buddha sopravvive, un Gesù sopravvive, ma non voi. Sarà semplicemente morire, nemmeno una traccia di voi resterà». Sempre Gurdjieff disse: «Voi siete in prigione e tutto ciò che potete desiderare, se avete del buon senso, è di evadere. Nessuno può fuggire dalla prigione senza l'aiuto di coloro che sono già fuggiti. Solo essi possono dire in qual modo l'evasione è possibile e far giungere ai prigionieri gli utensili e tutto ciò che può essere necessario». Poi ancora disse: «Ordinariamente l'uomo vive semplicemente seguendo il flusso, non è semplicemente addormentato, è completamente morto. Pochi esseri umani hanno un'anima, nessuno ha un'anima alla nascita. L'anima va acquisita, coloro che non ci riescono muoiono». Ma eccovi spiegato l'arcano. Non a caso Gurdjieff, nei frammenti di un insegnamento perduto, affermò: «L'uomo moderno vive nel sonno, nato nel sonno e gli muore nel sonno. L'uomo immortale, invece, riconosce l'illusione che lo circonda, riesce a trasferire la sua coscienza dal corpo fisico mortale, l'involucro biologico e la personalità che lotta per la sua sopravvivenza di cui è prigioniero, all'anima, il suo sé superiore immortale che vede oltre l'illusione spostando lì il suo centro di consapevolezza, smettere di identificarsi con la mente per immergersi nel cuore. Per l'immortale il corpo è solo una macchina con cui muoversi in terra, tutto è giusto com'è e finché percepiamo il mondo diversamente non saremo immortali. Infatti, se seguiamo i concetti di psicologia evolutiva multimediale, comprendiamo che materia più coscienza equivale a creazione. Tutto è energia e informazione». Non è un caso che Albert Einstein dicesse: «Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenerla. Quella realtà. Non c'è altra via. Questa non è filosofia, questa è fisica». Ed ora richiamo un mio aforisma dove affermo: se credete possibile che l'uomo un giorno riuscirà a creare un mondo con una sua umanità, probabilmente quel giorno è già avvenuto e qualcun altro l'ha già creato. Compresa tali ipotesi, appaiono ancora valide ed esaurienti le millenarie parole del ciclo epico sumero dell'epopea di Gilgamesh, scritto in caratteri cuneiformi su tavolette d'argilla più di 4500 anni avanti Cristo, dove leggiamo: «La morte è solo un sonno, e dentro il sonno il sogno di una morte dipinta. Chi è nato vivo resta anche se dorme, una notte o un millennio. Il corpo che non serve si tramuta in farfalla». Nel fare ciò, in me, in te, figlio, il vuoto di coscienza si è annullato. Noi due sappiamo, siamo eterni, ma gli altri non lo sanno. Tu vuoi che tutti sappiano annullare il vuoto di coscienza? Vuoi che la morte non esista? Perché sai che non è nel creato. Bene, ora dobbiamo lasciarci. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia un like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video con Arte Aliena.